Chi non presenterà i progetti entro il 30 giugno del 2022 non percepirà più il CAS, il contributo per l'autonoma sistemazione. Lo ha detto oggi il commissario per la ricostruzione del Centro Italia Giovanni Legnini, annunciando 5 nuove ordinanze che saranno varate entro il prossimo 31 dicembre e che contribuiranno ad accelerare ulteriormente le procedure per raggiungere tutti gli obiettivi entro il 2025. Legnini ha tracciato un bilancio dell'attività svolta nell'anno che sta per concludersi durante una conferenza stampa in videoconferenza che è stata trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del commissario straordinario. Ha illustrato le misure del fondo complementare al PNRR dedicato alle aree sisma 2009-2016, le decisioni prese con la legge di bilancio che riguardano la ricostruzione post sisma 2016 con il rifinanziamento e la proroga del super bonus 110% al 2025 e la nuova ordinanza in via di approvazione che fissa i nuovi termini per presentare le richieste di contributo. Si prevederà la sospensione del CAS. Non presenti il progetto, non percepisci più il CAS oppure paghi il canone. Presenti il progetto, torni a percepire il CAS e a presentarlo. Mi sembra una cosa ragionevole, perché noi abbiamo il dovere anche di curare l'economicità dell'azione amministrativa. Sono quasi 6.000 i cantieri aperti nel 2021, circa il doppio del 2020, e rappresentano quasi la metà di tutti gli interventi avviati dall'inizio della ricostruzione. Quasi 6.000 i cantieri che hanno ultimato i lavori, 15.000 le case riconsegnate e altrettante sono ancora da riconsegnare. Il commissario ha anche ricordato che gli edifici da ricostruire sono 60.000 nel centro Italia e per 39.000 devono ancora essere presentati i progetti. La stima del danno complessivo ammonta circa 26 miliardi di euro. I 14 miliardi di euro ci consentono di andare avanti per diversi anni, questo alcuni anni. Ciò che è certo è che noi non possiamo più accettare, tollerare ritardi, omissioni, indecisioni, qualche opportunismo. Questo non lo possiamo più tollerare.